Oggi voglio parlarti del recupero dei sottotetti, una tecnica di trading immobiliare decisamente redditizia se gestita nel modo giusto. Come ben saprai, non tutti gli immobili sono adatti a fare questo tipo di intervento, quindi è necessario sceglierli con cura, ma soprattutto è molto importante scegliere le persone che ti aiutano nello sviluppo di queste operazioni. Questi sono i miei tre suggerimenti relativi alla gestione del recupero di un sottotetto. Il primo è quello di farti aiutare o da un geometra o da un architetto per verificare la situazione in comune, quindi per capire se si possono rendere abitabili i sottotetti che hai visionato, se si può alzare il tetto qualora fosse da rifare, se si possono aprire degli abbaini, delle velux. È molto importante che ci sia un professionista che verifichi queste situazioni. In alcuni casi è necessario anche l'intervento di un ingegnere quando ti troverai ad avere magari delle putrelle che passano nel tetto o comunque delle situazioni un po' particolari. È necessario un ingegnere che verifichi la situazione. Il secondo è quello relativo al conto economico. A questo proposito ti suggerisco di fare un calcolo molto specifico, perché non ci sarà soltanto l'intervento ma ci saranno anche gli oneri, quindi è molto importante che tu presti la massima attenzione nella gestione dei costi per questo tipo di attività. Il terzo è quello relativo all'impresa. Il mio suggerimento è quello di utilizzare soltanto imprese che ti faranno un contratto chiave in mano, proprio perché possono nascere diversi imprevisti nel recupero di un sottotetto, e se avrai un contratto blindato di questo tipo sarà l'impresa a farsi carico di tutte le eventuali problematiche. Come sempre, spero che le informazioni che ho condiviso con te possano esserti in qualche modo utili nella tua attività di investitore immobiliare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!